Alberto. Mister Alberti della Vulturionero, chiusura in bellezza, obiettivo raggiunto già domenica scorsa con la matematica certezza della permanenza, si è chiuso con i 3 punti contro un Pignola che ha cercato in tutti i modi di poter prevalere. Sicuramente noi abbiamo fatto la nostra gara nel migliore dei modi, io personalmente ho fatto il mio dovere insieme alla squadra perché noi eravamo salvi domenica scorsa, ma io penso che lo sport sia, come dire, sia un fatto di valori, no? Di essere, di dignità e di tante cose importanti. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, consapevoli che in base al nostro risultato potevamo danneggiare uno o un'altra squadra. Io non so nemmeno chi delle squadre è retrocessa a parte l'FST Rio Nero. Ho fatto la mia partita con i ragazzi proprio per onorare questo campionato di eccellenza che ci ha visti protagonisti nella parte finale. Se penso a quando sono arrivato e vedo quello che stiamo vivendo oggi, insomma, credo che qualcosa di buono abbiamo fatto. Gli auspici non erano dei migliori all'inizio, nel senso che bisognava riprendere il cammino e cercare ovviamente di raggiungere la minima, il minimo obiettivo possibile. Poi lei ci è riuscito anche con l'impegno dei ragazzi. Quanto è grande questa sua soddisfazione? La mia soddisfazione è grande per tutta una serie di motivi. Il primo motivo è, come dire, è aver dato a questa società storica la possibilità di rimanere in una categoria importante. Io auguro alla Vultur di, come dire, di andare avanti, no? Perché questo pubblico, questa piazza, questa struttura merita molto di più. Quando io sono arrivato e dissi nella prima intervista con voi, dissi: tutto l'ambiente deve essere compatto, tutto l'ambiente deve remare verso la stessa direzione, bisogna, come dire, insomma, essere compatti per raggiungere un obiettivo molto difficile. Qualche personaggio che gira intorno qui alla Vultur mi criticò dicendo che non sei tu, che non è la società che deve dare il messaggio, sei tu, allenatore inesperto, allenatore di chiacchiere, eccetera eccetera. Io rispondo a questo personaggio dicendo che prima di giudicare bisogna conoscere le persone. Qual è stato il fattore determinante? Il fattore determinante è stato il gruppo, il fattore determinante è stata la capacità dei ragazzi di sacrificarsi, la capacità dei ragazzi di mettersi a disposizione del sottoscritto, la capacità da parte della società di tenere compatto tutto l'ambiente. Poi sono arrivati i risultati. In casa noi non abbiamo concesso niente a nessuno, noi abbiamo perso l'unica partita in casa contro la Murese, una partita che era terminata sull'1-1, avevamo preso un punto, poi alla fine abbiamo subito un gol particolare, ma poi in casa abbiamo conquistato la nostra salvezza, l'abbiamo conquistata con merito, senza rubare niente, senza che nessuno ci ha regalato niente. Fuori casa abbiamo incontrato tutte squadre di un certo livello, tutte squadre di un certo tipo, e pertanto, come dire, era difficile, insomma, per noi fare punti. Cioè, se avessimo fatto pure punti a Picerno, a Tolve, a Pietragalla, saremmo a parlare di tutt'altro. Detto questo, io sono soddisfatto, ringraziati ragazzi per questa bella avventura insieme, e mi auguro a questo punto che la Vultur possa ritrovare gli equilibri giusti per ripartire con più, come dire, con più forza, ecco, da tutti i punti di vista. Chi si sente di ringraziare in particolare? In primis io ringrazio l'ex allenatore Walter Ceruzzi, il quale mi ha portato qui alla Vultur. Poi è andata come è andata, ma io gliene sarò grato per sempre. Poi ringrazio sicuramente i dirigenti che mi hanno dato questa opportunità importante. Ringrazio i miei due collaboratori, Angelo Di Tolve, un ragazzo molto valido, preparato, come dire, molto serio, Marco, un ragazzo che ha aiutato i portieri nella preparazione, il fisioterapista Miranda, e poi ringrazio un po' tutti i ragazzi, da Ciardiello, Iacoviello, Di Matteo, Di Giovinazzo, che con i suoi gol ci ha dato la possibilità di andare avanti, i giovani Vaccaro, Marzullo, non vorrei, ecco, dimenticare qualcuno, il merito, come dire, va a tutti, i ringraziamenti sono per tutti. Una candidatura di mister Alberti per la prossima stagione sarebbe un piacere? Non mi autocandido, Mauro, io non mi autocandido mai. Se qualcuno penserà a me, io sarò, come dire, contento di essere candidato. Tutto qua. Antonio La Rotonda, uno dei pilastri, una colonna portante della Vultur, un bilancio di questo campionato. Sofferto, però alla fine è chiuso bene.
In questo campionato abbiamo sofferto, però l'unico obiettivo che dovevamo fare era la salvezza e ci siamo riusciti. Io in particolare devo ringraziare il mister Alberti, perché è veramente una persona eccezionale, veramente. Sono cambiato in un modo pazzesco, veramente. Non ero al top, però erano dei momenti un po' difficili. Ci sono riuscito, ringrazio tutti, il gruppo e il tutto. Tifosi felici, soddisfatti, però ovviamente un monito per il futuro: non si può continuare così. Rio Nero cerca di proporsi per meritare qualcosa di meglio. Avete visto tutti che gente c'è a Rio Nero, che pubblico c'è, sono meravigliosi. Oggi ci tengo a dire in particolare che è stato veramente un pubblico eccezionale, veramente. Ricordo anche Carmine e Marcello, due tifosi doc della Vultur, è il tutto, veramente. Per il futuro ti piacerebbe restare ancora con questa maglia? Io la amo questa maglia, io amo due maglie, la prima è la Vultur, la seconda è bianconera, immaginate voi. Qualche ringraziamento particolare visto che siamo a fine stagione? Ringrazio tutti, veramente. Tutti, dal primo all'ultimo. In particolare ringrazio anche i miei amici, veramente, i miei amici, la mia ragazza e tutti, perché mi sono stati vicini in un momento difficile, veramente. Tutto qua, grazie.